Aviano, un grosso centro del Friuli alle falde delle Prealpi Carniche, un comune di grandi tradizioni storiche e culturali. Un castello che vanta all'interno delle mura la piccola chiesa del XVI secolo di Santa Maria e Giuliano, dalle pregevoli opere d'arte. Nella cripta, sotto l'altar maggiore, una pietà quattrocentesca. Tante vestigia, tante testimonianze del passato, come il santuario della Madonna del Monte di Marsure, consacrato nel 1615 e ampliato in questo secolo, in uno scenario di montagna che si fa pianura, un'aria trasparente, d'estate come d'inverno. Aviano, abitata da gente laboriosa e serena, legata alle attività artigianali tradizionali. Da sempre vicino a un confine e, come tutte le città di confine, ha acquisito una mentalità aperta, europea. Ed europeo come cultura e grandezza d'animo il suo figlio più famoso, padre Marco d'Aviano, cappuccino. Il suo nome è ricordato nella storia della Chiesa. Ma la sua santità è legata ad un impegno che anche i libri di scuola ricordano in difesa della civiltà europea e della fede cristiana, nel rapporto sempre complesso con il popolo turco. Sì, il personaggio che conosceremo insieme è davvero eccezionale. È un cristiano convinto che percorre rapidamente le tappe delle scelte radicali fatte seguendo il messaggio evangelico. È un sacerdote, è nominato addirittura missionario apostolico ed è proprio per questo suo impegno cristiano, per la fama raggiunta come predicatore e testimone della fede, che i vescovi e i potenti d'Europa ne richiedono la presenza nei rispettivi paesi e il Papa gli affida una intensa attività in campo missionario in Italia e a livello internazionale. Marco d'Aviano viaggia alla fine del XVII secolo per tutta l'Europa come mediatore nelle controversie fra gli stati e una volta conosciuto dall'imperatore Leopoldo I ne diventa il consigliere non solo spirituale. Il suo epistolario con i potenti di tutta Europa è ancora in gran parte conservato e costituisce una fonte molto importante di conoscenza per la storia. Quella di Marco, insomma, è una vita eccezionale, che si sviluppa su due linee parallele e che possiamo comprendere bene solo se ne scorriamo rapidamente insieme le radici e i primi anni. Carlo Domenico Cristofori nasce in una famiglia benestante che ha anche dei dipendenti e un'ampia casa, ancora oggi conservata e abitata. La famiglia molto religiosa, con i genitori preoccupati di far crescere i figli nella fede. Ha uno zio e un fratello sacerdoti. Nello stesso giorno della nascita riceve il battesimo nel bel fonte del Duomo di San Zenone del XVI secolo ad Aviano. Ancora oggi, nelle pagine ingiallite del registro parrocchiale, si può leggere Carlo Domenico Cristofori, di Domenico Cristofori e di Rosa Zanone. Dei primi anni di vita poco troviamo nella biografia e negli atti del processo canonico. Il padre pensa di farne il collaboratore e il continuatore nell'attività di commercio in Aviano. Ma le aspirazioni di Carlo sono diverse, nutrite dalla religiosità della famiglia e dall'ambiente circostante. E per questa fede, a 16 anni, abbandonando gli studi che aveva intrapreso a Gorizia, scappa e si dirige verso la Turchia.
lo spinge il desiderio di diventare martire per Cristo. Arriva a Capodistria, ma è proprio il superiore del convento che lo vede stanco e affamato a riportarlo ad Aviano dai genitori e dai 10 fratelli. Così, più realisticamente, Carlo Cristofori sceglie di entrare nel convento dei Cappuccini di Conegliano nel 1648. Gli viene cambiato il nome in quello di Marco d'Aviano. È ordinato sacerdote a Chioggia nel 1655, nella cappella privata del vescovo, con 2 mesi di anticipo, chiesti per lettera al Papa, tanto era il desiderio di diventare sacerdote. E nel 1664 riceve la missione di predicare al popolo. Successivamente è nominato superiore a Belluno e a Oderzo. A 45 anni, nel 1676, il primo miracolo. Dopo la sua benedizione, una suora del convento delle Dimesse a Padova viene guarita. Il taumaturgo del secolo, così Papa Innocenzo XI definisce Marco d'Aviano, per le numerose e straordinarie guarigioni ottenute. Il segreto di tutti i suoi successi? La profonda spiritualità, lo spazio dedicato alla preghiera, di giorno e di notte. Padre Marco scrive una volta all'imperatore Leopoldo: «Dio sa che il fine della mia vita è la volontà di Dio solo, fiat voluntas Dei, faccia a Dio quello che è di sua gloria». Io saluto, venero e lodo il tuo dolcissimo cuore, o benedetta Vergine Maria, e ringrazio l'Onnipotente Dio che lo ha fatto così eccellente e nobile, o degnissimo cuore di Maria. Tu, gioia del cielo, tu, conforto della terra, ristoro del purgatorio. Ogni mia speranza e ogni consolazione, tutte le mie angosce e tutte le mie miserie, la mia vita e il suo termine, tutto a te affido, affinché per i tuoi altissimi meriti e per intercessione tua le mie opere si facciano e si dirigano secondo la tua volontà e quella del tuo figlio. Amen. L'amore per il silenzio, per il dialogo misterioso ed intimo con il Signore, è l'aspetto meno conosciuto, ma forse il più affascinante della vita di Marco. Il frate di Aviano è un comunicatore della parola di Dio, dell'evento che ha cambiato la nostra vita di uomini con l'annuncio della salvezza. Sa accoglierne l'essenziale, comunicarlo e farlo amare. E pensare che Marco parla a folle enormi, suscitando entusiasmo anche in quelli che non ne comprendono la lingua, perché predica in italiano con poche parole in tedesco e in latino. Riesce a raccogliere intorno a sé anche non cattolici. Scrive un gesuita del tempo: fa piangere anche chi non lo intende. Pensate che in Francia, a Lione, secondo alcuni cronisti, ma la cifra forse è imprecisa, si radunano in più di 100.000 in una piazza per ascoltarlo. In piazza perché le chiese sono insufficienti ad accogliere e a contenere tante persone. Soprattutto con l'atto di dolore perfetto raggiunge il cuore della gente. Eccone un brano.
questo mio dolore. E questo mio proposito vi offro. Unicamente perché siete Dio, che merita di essere lodato, benedetto e glorificato. E non perché io tema le pene dell'inferno, che confesso aver meritato una e mille volte per le mie enormi colpe ed ingratitudini. Nemmeno lo faccio, Signore, per il vostro paradiso, del quale mi conosco indegno, ma solo ed immediatamente mi dolgo e mi pento di avervi offeso, e propongo di non tornare ad offendervi mai, perché siete Dio infinito, immenso, buono, perfetto e meritevole di infinite lodi e azioni di grazie. Amen. E non era sufficiente la predica. Al termine degli incontri tutti chiedevano la benedizione. Per un privilegio specialissimo concesso dal pontefice, padre Marco, prima di lasciare le città, dava al popolo la benedizione papale con l'indulgenza plenaria. Molti si avvicinano al sacramento della penitenza anche se abbandonato da tempo. Ma la fama di padre Marco è legata anche ai miracoli. Erano tanti gli ex voto nelle chiese dei Cappuccini a testimoniare la straordinaria attività di padre Marco, e sono numerose le stampe che ancora oggi si trovano in Italia e all'estero che testimoniano la devozione che accompagnava il nostro Cappuccino. Eccezionali per i tempi i viaggi di padre Marco in Europa. Nel 1680 e 1681 i primi viaggi missionari che intraprende, quasi sempre a piedi, accompagnato da padre Cosma da Castelfranco, che ne scriverà un'accurata relazione, utilissima per conoscere la vita e l'esperienza umana e religiosa di padre Marco. Raggiunge e traversa la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, la Baviera, l'Austria e la Germania, spesso quindi nazioni con una forte presenza di protestanti. Ma questo non è per padre Marco una motivazione per limitarsi nella sua opera di annuncio e di testimonianza. La sua è un'efficace risposta al giansenismo. Secondo le cronache del tempo, all'arrivo di padre Marco si sospendevano i lavori, si chiudevano i negozi, e per forza le chiese dovevano rimanere aperte giorno e notte senza che bastassero mai i sacerdoti per amministrare i sacramenti. A Gand, in Belgio, i documenti parlano di 60.000 comunioni e di moltissimi ammalati guariti. Il segreto di padre Marco è nella grande forza di persuasione, nella chiarezza di idee e nell'immediatezza e efficacia dell'espressione. Si può parlare, riguardo ai viaggi, di un ritmo annuale fatto di due stagioni, una italiana e l'altra europea. La prima comincia in ottobre con la partenza per la predicazione dell'Avvento e si conclude, dopo la predicazione della Quaresima, in città e paesi d'Italia. La seconda ha inizio dopo la Pasqua e prosegue fino all'autunno e la trascorre oltre le Alpi, a Vienna, in Germania, in Ungheria e in altre città balcaniche, secondo lo sviluppo degli eventi e le necessità del momento. Marco cerca le grandi folle, ma i suoi viaggi sono legati anche a tanti piccoli incontri personali. Dei fatti miracolosi si raccolsero atti notarili, si fecero grandi processi e si pubblicarono opuscoli. Ma la svolta nella vita di padre Marco è l'incontro con l'imperatore Leopoldo I. È un incontro quasi casuale, dovuto alla fama e all'influenza che il Cappuccino aveva raggiunto.
Carlo V, il duca di Lorena, aveva fatto pressioni perché il cognato, Leopoldo I, conoscesse lo straordinario uomo di Dio che gli aveva ottenuto la grazia di un figlio e gli aveva guarito, con una benedizione, la gamba fratturatasi per una caduta da cavallo. L'amicizia tra l'imperatore e padre Marco sarà un fatto personale che avrà un'influenza notevole sulla vita di uno Stato, addirittura su gran parte dell'Europa. Leopoldo aveva 40 anni, da giovane era stato destinato alla carriera ecclesiastica, ma morto il fratello maggiore aveva dovuto abbandonare gli studi sacri e si era preparato per la successione al trono. Incoronato imperatore di Germania nel 1657, fu a capo dell'impero fino al 1705. Se nella vita privata è uomo pio, onesto, generoso, colto nella scienza, anche sacra e nelle arti, sembra nell'esercizio del potere non possedere pari doti. Manca soprattutto di rapidità nelle decisioni e nell'opporsi agli abusi. Per questo gli è difficile il controllo dell'Austria e la guida dell'impero, divenuto un insieme di stati e città popolati da cattolici e protestanti. Ha bisogno di un amico, di un consigliere, di qualcuno che lo metta di fronte alle proprie responsabilità. E questo qualcuno è padre Marco, cui confida tutto, dalle cose più intime, come l'angoscia per la morte dei familiari o l'attesa di un figlio, ai problemi dell'impero. Confesso che mi trovo del tutto afflitto dopo la partenza di vostra riverenza, mentre sarei tanto bramoso di godere di più della sua assistenza. Stia certo che quello che mi disse più volte mi starà sempre impresso e che non solo emenderò tutti i miei falli, i quali sono molto gravi, ma mi applicherò con tutto vigore a compiere il mio ufficio e ad insistere che la giustizia sia amministrata e il delitto castigato. Ma come per tutto questo io mi conosco ben debole. Piuttosto vorrei trovarmi in una vasta solitudine che nella mia reggia. A questo molto mi gioveranno le ferventi orazioni di vostra riverenza, per cui a quelle, con tutto il mio cuore, mi raccomando. Laus Deo, Maria. Continui, Vostra Maestà Cesarea, ad avere sempre a cuore la gloria di Dio. Tenga presente davanti agli occhi i peccati di omissione, che per le conseguenze sono molto più gravi di quelli di azione. Mentre quelli di azione sono in danno di una persona sola, quelli di omissione sono in danno e perdita di moltissime anime, di province e regni, e ne seguono peccati che si moltiplicano in numero grandissimo e richiamano l'ira e la vendetta di Dio. Parlo a Vostra Maestà Cesarea con tutta riverenza, con il cuore che l'ama sinceramente e disinteressatamente, e controlli pure che non avrà altri simili nel desiderare tutto il bene desiderabile per l'anima e il corpo, quanto il miserabile servo di Vostra Maestà Cesarea e miserabilissimo peccatore, Fra Marco Daviano. Leopoldo, lo abbiamo visto, ha una personalità politica discussa, forse non è tagliato per essere l'imperatore, ma le sue incertezze gli storici possono anche comprenderle se analizziamo la situazione dell'Europa ai tempi di Marco. È un intreccio complesso, con tante problematiche che anche un politico consumato troverebbe difficile gestire. Gli Asburgo d'Austria, da una parte, cercano di allearsi con gli Asburgo di Spagna, con i regni di Inghilterra e Olanda, per contenere Luigi XIV, re di Francia. Dall'altra parte, contro i turchi, cercano intese con la Polonia, la Russia e in particolare lo Stato Pontificio e Venezia. Francia e Turchia, attraverso il coinvolgimento della Svezia e dell'Ungheria, insofferente della sudditanza all'Austria, mirano ad un accerchiamento dell'impero. Salvare l'Europa vuol dire mantenere gli equilibri fra Francia e impero, fra cattolici e protestanti, e ricucire le lacerazioni dell'Europa orientale respingendo la minaccia turca. Padre Marco entra nella scena dell'impero non con un ruolo politico o diplomatico, ma in veste religiosa. Mostra però presto una competenza e una vivacità di presenza straordinarie.
Laus Deo, Maria. Al punto importantissimo che Vostra Maestà Cesarea m'accennò nell'ultima estimatissima, non risposi subito, stimando bene prima raccomandarmi a Dio e farvi qualche particolare riflessione. Stimerei doversi fare in ogni maniera l'incoronazione al re dei Romani della maestà del re d'Ungheria. Così che i principi dell'impero si trovino ben disposti nel desiderare l'unione. E altresì perché non si può sapere quale può essere l'esito della guerra nell'impero. Ma tra i momenti più significativi nella vita di Padre Marco, il più significativo per noi europei è l'assedio di Vienna da parte dei turchi nel 1683. Qui rifulse Padre Marco nella sua complessità, fu abile a sopire discordie e a collegare i diversi responsabili che avrebbero dovuto liberare Vienna. Si adoperò perché gli eserciti cristiani vivessero come un'azione doverosa la difesa della comunità dai turchi, ma seppe anche vivere questo evento in una dimensione umana, culturale e religiosa. Per Padre Marco la lotta contro i turchi era una vera e propria missione, un impegno di vita al servizio della fede, come la consideravano i suoi confratelli cappuccini. Per loro si trattava di difendere la causa di Dio, di riscattare paesi che un giorno erano stati totalmente cristiani, di ridare la libertà a popolazioni cristiane sottomesse dalla mezzaluna. Questo spiega l'impegno e il fervore con cui Padre Marco si dedicò all'impresa, la fermezza e la schiettezza con cui denunciava le deficienze e gli intrighi che ne rallentavano i risultati, le insistenze continue presso l'imperatore perché intervenisse con energia. Ma vediamo che cosa accadde in quel famoso 1683. Io, Mohammed, glorioso e potente imperatore di Babilonia e Giuda, re della Santa Arabia e della Mauritania, invio la mia sacra parola a te, imperatore dei Romani, e a te, reuccio di Polonia. Io ho in animo di invadere la vostra regione. Condurrò con me 13 re con soldati, cavalleria e fanteria per schiacciare il vostro insignificante paese. Lo distruggerò con il ferro e con il fuoco. Soprattutto ti comando di attendermi nella tua residenza a Vienna perché possa tagliarti la testa. Così il sultano scrive da Costantinopoli all'imperatore Leopoldo I nel 1682. Vuole fare di Vienna la capitale del secondo impero ottomano nel cuore dell'Europa. La manovra dei turchi fu così rapida che l'imperatore, per non essere fatto prigioniero, dovette fuggire a Linz. Tre giorni dopo le avanguardie dei 150.000 turchi giunsero nei dintorni di Vienna e incominciò uno degli assedi più memorabili di tutta la storia, che durò due mesi. L'esercito di 70.000 uomini che doveva liberare Vienna era composto dagli austriaci sotto il comando di Carlo V, duca di Lorena, dai polacchi condotti da Giovanni Sobieski, dai tedeschi sotto i duchi di Baviera e di Sassonia e da volontari italiani. Faceva la sua prima comparsa sui campi di battaglia il principe Eugenio di Savoia. I capi dell'esercito, purtroppo, si contendevano il comando supremo. Marco, nominato missionario apostolico e legato del Papa con amplissimi poteri spirituali, riuscì a condurli all'accordo, garantendo ad ognuno il comando delle proprie truppe, con un primato nominale del re di Polonia, tenendo in disparte l'imperatore. Sulle alture del Kahlenberg, Padre Marco passa la notte vegliando e pregando. Poi il mattino del 12 settembre 1683 celebra la messa, servita dal re Sobieski. Distribuisce l'Eucaristia, benedice cattolici e protestanti, comunica entusiasmo a tutti, come aveva fatto Giovanna d'Arco, e recita una stupenda preghiera. Vieni, aiutaci, gran Dio degli eserciti. Da parte nostra, lo sai, non amiamo che la pace. Pace con te, con noi, con il nostro prossimo.
Se la mia morte è utile, ti affido, oh Dio, la mia vita è in olocausto. Non ricuso morire. Stendo le mani come Mosè, perché tutti conoscano che non c'è Dio potente come te. A gloria del tuo nome, donaci la vittoria. La battaglia si apre con un attacco delle forze cristiane che vincono i turchi e con l'azione della cavalleria di Sobieski che strappa la bandiera del sultano. Kara Mustafa suona la ritirata. I turchi depongono le armi e cominciano a fuggire precipitosamente, lasciando cannoni, vettovaglie, ricchezze immense nella tenda del gran visir. Durante la battaglia, padre Marco non stava alla testa dell'esercito. Rimase sul Kalenberg, da dove poteva vedere lo svolgersi dell'azione bellica. Pregava, alzando il crocifisso verso il luogo dove più grave era il pericolo per i cristiani. Ecce crucem domini! Fuggite, partes adverse! Padre Marco considerò miracolosa la vittoria e il Papa Innocenzo X istituì in ricordo la festa del nome di Maria, da celebrarsi ogni anno il 12 di settembre. Il re Sobieski, colpito dalla grande e improvvisa vittoria, ne dà l'annuncio usando le storiche parole «Venimus, vidimus et Deus vicit». Ma al momento dell'ingresso trionfale delle truppe e dei comandanti in Vienna, padre Marco non è fra loro. Ma padre Marco non si limita a partecipare alla liberazione di Vienna. La sua azione continua negli anni successivi anche sotto altri aspetti. Innanzitutto il frate di Aviano si preoccupa per i comportamenti dei comandanti nei confronti dei soldati e delle popolazioni da poco assoggettate, soprattutto in Ungheria dove l'esercito sta avanzando, e ne fa denuncia all'imperatore in varie lettere dal campo. Interviene poi anche in argomenti di carattere militare. Leggiamo un brano di una lettera spedita nel novembre del 1684 all'imperatore. Che i generali negli attacchi e nelle imprese conoscano molto bene i posti e le condizioni dei luoghi. Quindi la maestà vostra deve procurarsi di avere valorosi ingegneri, molti e pratici minatori, e che negli approcci li facciano con buon ordine militare e che i soldati siano sicuri da ogni attacco del nemico. E più avanti, che i generali non siano tanto tenaci nella propria stima ed opinione, perché sono uomini e possono errare, e devono essere solleciti, e ogni operazione deve essere successiva all'altra. Che Sua Maestà procuri che in tutti i corpi dell'esercito vi sia qualche numero di guastatori, non solo per lavorare sulle mine, ma anche per spingere i soldati stessi ad operare. E come al solito, padre Marco chiude queste sue raccomandazioni con la firma Fra Marco d'Aviano, predicatore cappuccino e povero peccatore. Dicevamo dell'azione molteplice del nostro cappuccino. Egli è conscio del fatto che anche Buda deve essere liberata e si impegna perché gli eserciti che avevano liberato Vienna completino l'opera di difesa dei valori cristiani ed europei. Ma solo 3 anni dopo, il 2 settembre del 1686, Buda viene liberata. La fortezza di Buda, capitale dell'Ungheria, era considerata lo scudo dell'Islam, la serratura e la chiave dell'impero ottomano, ed era protetta da una difesa formidabile. Già la posizione su uno sperone di roccia, alto oltre 50 metri sul Danubio, poi una triplice fila di baluardi, con artiglieria e soldati. La sua conquista si presenta, a detta di padre Marco, una delle imprese più grandi che si potesse mai fare.
La battaglia per la conquista di Buda fu molto dura, come possiamo vedere nelle belle stampe del Museo di Budapest. Il giorno della liberazione fu un giorno eccezionale. Dopo 150 anni di dura dominazione musulmana, che aveva minacciato di cancellare la cultura cristiana da quelle terre, un frate cappuccino, padre Marco, poteva entrare attraverso la breccia portando una statua della Madonna che colloca nel Duomo di Buda, prima trasformato in moschea. E nella Pinacoteca Nazionale della Capitale, un grande dipinto che celebra la liberazione di Buda presenta anche padre Marco vicino ai comandanti degli eserciti liberatori. Nella piazza S. Andrea Ster, una statua eretta nel 1936 ricorda Papa Innocenzo X. E all'interno della fortezza, una semplice stele testimonia il luogo dove morì l'ultimo capo delle forze turche. Il ricordo del 1686 e di padre Marco è quindi ancor vivo oggi in un paese come l'Ungheria, che nei secoli successivi ha vissuto grandi traversie e che solo ora, dopo la caduta della cortina di ferro e del muro di Berlino, si riaffaccia a una realtà europea, occidentale e cristiana. E dopo Vienna e Buda, anche Belgrado viene liberata nel 1688. Il più soddisfatto fu il vecchio Papa Innocenzo X, che con tanti sacrifici aveva promosso la Lega Santa tra Austria, Polonia e Venezia. Ma l'azione di padre Marco non si esaurisce con i grandi successi di Vienna, Buda e Belgrado. La sua attività, che già prima di questi eventi aveva conosciuto la finezza e l'abilità del dialogo diplomatico, adesso è tesa a realizzare il progetto di una unità fra i paesi europei, che oggi è ancor più di attualità, per portare ad una pacificazione di tutto il continente. Padre Marco svolge anche un'azione di pacificazione fra l'impero e il papato e attraverso una intensa corrispondenza con cardinali, ambasciatori, principi, superiori di ordini religiosi è presente nella vita della società del tempo. Scrive Marco al conte della Torre nel gennaio 1692, dopo che Belgrado era stata riconquistata dai turchi. Un campanello d'allarme per molti che si illudevano della debolezza della mezzaluna. La mia professione è di medico spirituale. Assisterò l'impero. Parlerò. Pregherò. Né mai abbandonerò finché vi sarà vita. Dio ci aiuti per la sua misericordia. L'Italia geme. L'impero delira. L'Ungheria sospira. E tutti chiedono una sollecita e valida assistenza. Signore, aiutaci. La morte di padre Marco nel 1699 costituisce un evento doloroso per l'ordine cappuccino, ma più ancora per la corte austriaca. Marco muore a Vienna, la città dove aveva esplicato in maniera così efficace il suo apostolato. Possiamo dire che è quasi una morte sul campo di battaglia, in un anno che, con la pace di Karlowitz, segna la normalizzazione dei rapporti fra Austria, Venezia, Polonia e Russia da una parte e Impero Ottomano dall'altra. Il fine perseguito da sempre da padre Marco. L'imperatore e l'imperatrice Eleonora assistono agli ultimi istanti di vita di padre Marco, sempre in una semplice cella di un convento cappuccino. Padre Marco muore alle 11 del 13 agosto 1699, stringendo nelle mani il crocifisso.
L'ora, le 11 del mattino, era quella in cui soleva impartire la benedizione in tutta l'Europa. I solenni funerali videro una partecipazione massiccia di popolo e di autorità religiose e civili. Qualche anno dopo, per volontà di Leopoldo I, il suo corpo fu deposto nella chiesa dei Cappuccini, accanto alle tombe imperiali, con un epitaffio composto dallo stesso imperatore, che lo aveva sempre considerato il suo angelo tutelare. Subito si iniziarono le pratiche per avviare il processo di beatificazione e si raccolsero le testimonianze dei miracoli. Nel processo diocesano di Vienna nel 1891, così testimoniò Onno Klopp, storico. In generale, nella storia, io non conosco quasi nessun altro personaggio il quale abbia espresso ad una testa coronata sull'amministrazione dei paesi e sulla direzione della guerra anche le verità più spiacenti con tale franchezza ed insieme con tale rispetto come il padre Marco Daviano. La città di Vienna, per riconoscenza, nel 1935 eresse un'imponente statua in bronzo sulla facciata della Kapuzinerkirche, dopo una processione fluviale sul Danubio che era partita dalla collina del Kahlenberg. Nel pieno centro della città, tra il Duomo e la Chiesa dei Cappuccini, una strada di fronte alla chiesa porta il suo nome. Un francobollo austriaco del 1933 ha propagandato il nome di questo grande religioso italiano in tutto il mondo. E il ricordo di Padre Marco è vivo nella società e nella chiesa viennese ed austriaca, come ci testimonia il cardinale Franz König. Wir haben neben der Stephanskirche, der Kathedrale, der Domkirche von Wien ein sehr bekanntes Denkmal, das mich bereits in meiner Jugendzeit an Marco Daviano erinnert hat. Immer wieder wurde Abbiamo vicino la cattedrale di Santo Stefano, il celebre monumento che mi ha ricordato Marco Daviano da quando ero giovane. Proprio negli anni del comunismo, ai confini con la Cortina di Ferro, si parlava tanto di quest'uomo che ha difeso il cristianesimo, allora, contro una potenza straniera. È per questo che la figura storica di Marco Daviano ha un grande significato per Vienna e per il mondo occidentale. Eminenza, qual è l'attualità della figura e della visione di padre Marco Daviano dell'Europa? E si può leggere un rapporto con quella del Papa Giovanni Paolo II? Marco Daviano è vissuto in un periodo completamente diverso nel quale non si parlava tanto di Europa. Si trattava piuttosto di Occidente in opposizione a Bisanzio come Oriente. Per la prospettiva attuale, però, Marco Daviano è stato un europeo perché il cristianesimo ha formato il volto dell'Europa stessa e la difesa della fede è stata la cosa più importante della vita di Marco. E nell'ottica attuale vediamo nell'Unione Europea che si avvicina ciò che il Papa Giovanni Paolo II intende per ricristianizzazione. È vero che la politica ha una valenza negativa, ma proprio la figura di Padre Marco ci mostra fino a che punto l'atteggiamento etico, l'ispirazione religiosa, possono farci vedere la politica in modo giusto, intenderla come un metodo, come un mezzo, non come l'ultimo mezzo, ma come un aiuto, come un supporto per poter collaborare a raggiungere i valori religiosi, che restano, che durano. In questo senso, Marco Daviano, padre cappuccino, così pio per tutta la vita, è un ottimo esempio per farci vedere come la politica può essere utilizzata e che in qualunque situazione di lavoro e di vita si debba vivere da cristiano. Questa storia, questa vita di padre Marco, per me abituato a vivere e a lavorare nell'attualità, è la conferma che i valori dell'uomo superano il tempo e lo spazio. Il messaggio è sempre valido, pur dopo tre secoli. La fiducia in un rapporto con il Creatore, il desiderio del servizio agli altri in qualunque luogo, l'apertura alle diverse confessioni cristiane e all'ebraismo, in un periodo di forte impegno nell'ecumenismo e nel dialogo interreligioso, il crescere dell'ideale europeo su una base di condivisione di problemi e di speranze,
Tutto questo penso che possa farci concludere che il cappuccino venuto da Aviano, un piccolo anche se antico comune del Friuli, è da considerare fra i grandi della storia d'Italia e dell'Europa. Nell'umiltà e nella semplicità che da cappuccino Padre Marco ha sempre vissuto e amato. Agirò in tutto conforme la pia e santa mente di nostro Signore il Papa e vivrò sempre dispostissimo a spargere il sangue e lasciarvi la vita per la cattolica religione.